Da secoli, gli oceani del mondo sono teatro di guerre che hanno cambiato la storia. Combattute sopra e sotto i mari. Potevi uccidere centinaia di persone con un'unica bordata. Erano macchine da guerra dalla micidiale efficacia. Dai cantieri escono navi sempre più grandi e veloci, capaci di superare e schiacciare ogni avversario. La nazione che ha le navi da guerra più potenti distruggerà le flotte nemiche e avrà quindi il pieno controllo dei mari. E chi regna sui mari può dominare il mondo. Possono scatenare le armi più potenti. Sarebbe stato il primo siluro lanciato contro una nave dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quel colpo doveva andare a segno. Ma le navi sono anche uno strumento di libertà. Hanno salvato migliaia di persone. Pensate alla Gerda Terza, una scialuppa che ha portato in salvo persone braccate dai nazisti. E hanno ispirato tanti uomini e donne a compiere atti di immenso coraggio. Adesso vi porterò io dal nemico. Tutti ai posti di combattimento. Affonderemo prima di arrenderci. Queste navi e i loro equipaggi hanno scritto la nostra storia. Sono stato comandante di un sottomarino armato di testate nucleari e sapevo che la mia responsabilità era impedire lo scoppio della guerra mondiale. In questo episodio, un confronto ad alta tensione fra Est e Ovest durato 40 anni, la Guerra Fredda. Eravamo seriamente sull'orlo della Terza Guerra Mondiale. Un'epoca in cui l'avversario è sempre dietro l'angolo. Se il nemico li avesse colti sul fatto, le conseguenze sarebbero state impensabili. Ma anche nel confronto tra superpotenze esistono gesti di sorprendente umanità. Circa 10 milioni di dollari. È questo il valore degli elicotteri spinti giù dal ponte per salvare la vita di un uomo. Mentre la folla festeggia la fine della Seconda Guerra Mondiale nel maggio 1945, le menti della politica sono all'opera per il nuovo conflitto già all'orizzonte. La Germania nazista è stata sconfitta, ma presto gli alleati si troveranno l'uno contro l'altro. Come scrive Winston Churchill, l'unico legame tra vincitori è il loro odio comune. L'unico scopo del leader sovietico Joseph Stalin è allargare i confini del mondo comunista. Stalin voleva assicurarsi che ci fosse una zona cuscinetto che i sovietici potessero controllare totalmente per prevenire ulteriori attacchi da ovest. Così ha dato il via al processo di graduale assoggettamento degli stati satelliti dell'URSS a ovest. Questo ha portato a una divisione dell'Europa. Churchill la chiamava la cortina di ferro e nel 1947 era già scesa sul continente. In risposta alla minaccia sovietica, l'America e l'Europa occidentale formano un'alleanza, la NATO. È l'inizio di un'era di tensioni globali, paura e corsa agli armamenti, est contro ovest. Passerà alla storia come la Guerra Fredda. Tutto il mondo era diviso e bisognava scegliere se schierarsi col blocco orientale, quindi con i sovietici e con Mosca, o con il blocco occidentale, con gli Stati Uniti. La cosa più terrificante era che entrambe le parti, nell'era nucleare, avevano armamenti sufficienti per distruggere il nostro pianeta più volte. Per 4 decenni, le superpotenze investono enormemente nella flotta navale. Gigantesche portaerei che fanno impallidire quelle della Seconda Guerra Mondiale, cacciatorpediniere dotati di missili e micidiali sottomarini nucleari, armati con testate atomiche. Si ritiene che durante il corso della Guerra Fredda i sovietici abbiano schierato più di 1000 tra navi e sottomarini. Le forze dell'Occidente sono altrettanto impressionanti. Durante tutta la Guerra Fredda, le forze navali dei due blocchi contrapposti restano un segreto ben custodito. Ma un quarto di secolo dopo il crollo dell'Unione Sovietica, un esempio di quell'arsenale è oggi visibile nel sud-est dell'Inghilterra, sul fiume Medway. Due acerrimi nemici sono ora a poco più di un chilometro di distanza. Preservato in un bacino di carenaggio, c'è il sottomarino della Royal Navy, l'HMS Ocelot.
lungo lo stesso fiume, c'è un secondo sottomarino, oggi posseduto da un privato in attesa di restauro. È un residuato della flotta sovietica, il B-49 della classe Foxtrot. I due sottomarini hanno molto in comune. Entrambi vengono varati negli anni 60 ed entrambi sono alimentati da motori diesel e concepiti per braccare e distruggere la flotta nemica. Ma ora che possono svelare i loro segreti, quale tra queste è la migliore macchina da guerra? Durante gli anni 60, all'apice della guerra fredda, l'Unione Sovietica ha prodotto questi sottomarini su scala industriale. Ne hanno varati ben 66 della classe Foxtrot, che sono diventati l'asse portante della marina sovietica. Non erano i più belli, ma sicuramente i più affidabili per pattugliare gli oceani. L'HMS Ocelot era armato con i siluri Mark 8. Qui ne vediamo uno. Era uno dei primi siluri sviluppati per i sottomarini britannici. Raggiunge i 45 nodi ed è a propulsione autonoma. Poi dipendeva dalla bravura della squadra nella sala di comando riuscire a mandarlo nella giusta direzione. Anche il B-49 sovietico è dotato di armamenti altrettanto formidabili. C'erano 22 siluri in totale. 4 nelle camere di lancio a poppa e il resto era qui, nella sala siluri di prua. Avevano la capacità fino al 1991 di caricare un siluro nucleare della potenza di 10 megatoni. La bomba di Hiroshima era da 13 megatoni e potete immaginare il danno che avrebbe causato. I sottomarini come questo della classe Foxtrot sono alimentati dalle batterie elettriche in immersione e dai motori diesel in superficie. Hanno un efficace sistema di propulsione e un B-49 è in grado di circumnavigare il globo. Questa è la sala di comando, il centro nevralgico del B-49. Come vedete, c'è tanto metallo scoperto e non è ben insonorizzato. I Foxtrot erano noti per essere molto rumorosi. Sono dotati di 3 eliche che lasciano un eco molto forte in scia. I sommergibilisti che ho conosciuto sostengono tutti la stessa cosa, sia gli americani che i britannici. Dicono tutti che difficilmente passavano inosservati. Quando si tratta di scovare i sottomarini nemici negli oceani del mondo, è chiaro che i britannici hanno un vantaggio. Una delle qualità di questi sottomarini è che erano davvero molto silenziosi. Quando navigavano in modalità furtiva era molto difficile per un altro sottomarino o una nave in superficie localizzarli e sfruttavano il mare per nascondersi. Persino un occhio inesperto può facilmente vedere che l'HMS Ocelot è il più comodo e il meglio equipaggiato dei due sottomarini. Si basano tutti sugli stessi principi, ma questo è un Lada, mentre l'altro è una Jaguar. Questo è l'armadio e questa era la mia cuccetta, sì, proprio questa. Questa è la cucina da cui uscivano dei piatti deliziosi perché i cuochi che cucinavano qui erano bravissimi. Il sabato sera sempre bistecca e patatine. I sottomarini occidentali negli anni 60 sono meglio equipaggiati, ma la marina sovietica non è interessata alla comodità. I sovietici costruivano delle macchine da guerra e le volevano funzionali, che si trattasse di un carro armato, un aereo o un sottomarino. Non li pensavano per essere comodi, ma per andare in guerra. Gli equipaggi sono consapevoli dei pericoli che corrono trovandosi a decine di metri sotto la superficie del mare e circondati da potenti esplosivi. La comunicazione in situazioni di emergenza è di estrema importanza. Questo è il sistema di emergenza per comunicare. In caso di blackout, niente luci, niente elettricità, niente interfono. Ma si poteva comunicare battendo qui, con il codice Morse, per segnalare agli altri compartimenti la natura del problema. E poteva trattarsi di un incendio, un allagamento, un'esplosione. Questo era un modo per comunicare, se si era messi alle strette. I sottomarini sovietici della Guerra Fredda hanno pessimi livelli di sicurezza, ma l'equipaggio del B-49 può considerarsi fortunato, perché su altri sottomarini la posta in gioco è ancora più alta.
Gli anni 60 vedono i sovietici impegnati nella corsa agli armamenti con gli Stati Uniti e nasce una nuova classe di sottomarini. 21 gennaio 1954. Viene varato lo USS Nautilus, un momento chiave nella Guerra Fredda. Il Nautilus è il primo sottomarino a propulsione nucleare della storia. Può pattugliare i mari a 23 nodi, una velocità notevole. E diversamente dai sottomarini diesel, il Nautilus può rimanere in immersione per intere settimane. 4 anni dopo, i sovietici si affrettano a varare il loro sottomarino nucleare, ma le conseguenze sono fatali. Uno dei primi ad essere costruito è il K-19, che si guadagnerà presto una fama sinistra. Il K-19 è considerato un sottomarino sfortunato. Molte persone sono morte durante la sua costruzione. Oggi sappiamo che è stato realizzato in fretta e questo ha portato a sottovalutare diversi aspetti nel tentativo di stare al passo con gli Stati Uniti e la loro tecnologia. Volevano solo vararlo quanto prima, affinché entrasse in servizio. Luglio 1961. Il K-19 si trova al largo della costa della Groenlandia per una missione che punta a mostrare come la tecnologia nucleare sovietica sia alla pari di quella statunitense. In realtà il successo è una clamorosa bugia. Un tubo del reattore nucleare del K-19 si rompe. Era il peggior incubo per un sottomarino a propulsione nucleare. Il reattore si era surriscaldato per una avaria del sistema di raffreddamento e non c'era soluzione. Non esisteva un altro modo di raffreddare il sistema. L'indicatore di temperatura era già salito al massimo e il calore non faceva che aumentare sempre più. Nikolai Zatejev, il capitano del K-19, si trova ad affrontare la terrificante prospettiva che il sottomarino si disintegri in un'esplosione nucleare. Ma lui e il suo equipaggio non si arrendono. Un gruppo di valorosi ufficiali tecnici entra nel compartimento al di sopra del reattore e tenta di ripararlo. Avevano soltanto impermeabili e maschere ad ossigeno. Non c'era nessun'altra protezione contro le radiazioni. Avevano anche costruito un sistema di raffreddamento alternativo. Incredibilmente, riescono anche a farlo funzionare. E la temperatura è scesa lentamente. Sventati il rischio di un'esplosione nucleare in mare aperto, il K-19 fa rotta verso casa. Il capitano Nikolai Zatejev viene accolto come un eroe. Ma a quale prezzo? Nell'arco di 2 mesi, 7 dei tecnici muoiono a causa dell'esposizione alla radioattività. Altri 15 membri dell'equipaggio moriranno nel corso dei 2 anni successivi. I defunti vengono sepolti in mare in bare di piombo e ai superstiti viene ordinato di non parlare mai più del disastro. Ma un uomo che era a bordo, l'ufficiale Vasily Arkhipov, porta con sé i dolorosi ricordi del K-19 e diventerà un eroe non celebrato della Guerra Fredda. Una discussione tra Arkhipov e il comandante del suo sottomarino aiuterà a scongiurare l'apocalisse all'apice della crisi dei missili di Cuba. L'esercito degli Stati Uniti e il presidente Kennedy avevano messo in chiaro che erano pronti a scatenare una guerra nucleare su vasta scala. L'autunno del 1962 viene spesso considerato il momento più caldo della Guerra Fredda. Quello che è certo è che il mondo non è mai stato tanto vicino alla distruzione nucleare. Il 14 ottobre, un aereo spia americano U-2 esegue un volo di 6 minuti sopra i cieli di Cuba. Migliaia di foto rivelano la presenza di siti di lancio missilistici. I sovietici, sotto la guida di Nikita Khrushchev e con il supporto del leader cubano Fidel Castro, stanno portando armi nucleari sull'isola. Era un atto che sbilanciava l'equilibrio tra le potenze, perché i sovietici avevano posizionato i loro missili a 150 km dagli Stati Uniti. Questo impauriva gli americani, che dovevano fermarli subito e assumere una posizione per rimuovere i missili da Cuba. Ci sono altre cattive notizie per il presidente John Fitzgerald Kennedy. Una mezza dozzina di navi da carico sovietiche è diretta a Cuba con altre armi nucleari. Quando l'informazione è stata comunicata a John Kennedy, lui aveva già deciso cosa fare. Così ha riunito i suoi consiglieri che gli hanno detto: «Dobbiamo far partire subito un attacco aereo prima che diventino operativi. Distruggeremo quei siti e solo così elimineremo questo pericolo per gli Stati Uniti».
Kennedy sa che una risposta tanto aggressiva può condurre subito alla guerra nucleare. Quindi ordina il blocco navale di Cuba. Tutti i loro armamenti non possono giungere sull'isola. Ma dal momento che il blocco è un atto di guerra, ha deciso di chiamarlo quarantena. To halt this offensive build-up, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. Con l'embargo in atto, le forze armate vengono istruite ad essere preparate ad ogni eventualità. Gli Stati Uniti trattengono il fiato. In Unione Sovietica la gente non sapeva cosa stava accadendo, ma in Occidente gli eventi venivano seguiti con fervore, giorno per giorno, mentre i due avversari restavano sulla loro posizione a studiarsi a vicenda. Si chiedevano se fosse sicuro mandare i figli a scuola o se tutti sarebbero saltati in aria in una gigantesca nube atomica. Il blocco navale di Cuba è una missione senza precedenti per la marina statunitense. Una delle navi coinvolte è il cacciatorpediniere che prende il nome dal fratello del presidente, la USS Joseph P. Kennedy. La Joy P, come viene comunemente chiamata, è stata già impiegata contro i sottomarini ed è una veterana della guerra di Corea. Tre giorni dopo l'inizio del blocco, diverse navi riescono a passare, compresa una petroliera e una nave passeggeri. Ma JFK sa che è arrivato il momento di mostrare ai sovietici che fa sul serio. Decide così di fermare una nave da carico, la Marukla, mentre è diretta a L'Avana. Il compito viene affidato alla Joy P. Questa è la sala della crittografia. È qui che arrivavano e partivano tutti i messaggi in codice. E sempre qui, attraverso questa centrale radio, nell'ottobre del 1962, quando la Joseph P. Kennedy ha avvistato la Marukla, i comandanti hanno ricevuto istruzioni su come procedere. Diverse ore dopo aver avuto l'ordine esecutivo, hanno comunicato alla Marukla di prepararsi per il giorno seguente per un'accurata perquisizione. All'alba del 26 ottobre, membri dell'equipaggio della Joseph P. Kennedy perquisiscono la nave da carico. Gli uomini a bordo della Joy P. sono esperti, ma questa è una situazione molto diversa da qualsiasi altra. A intervalli di pochi minuti, l'alto comando della Marina invia aggiornamenti pressanti via radio. L'esercito degli Stati Uniti e il presidente Kennedy avevano messo in chiaro che erano pronti a scatenare una guerra nucleare su vasta scala. Molti cittadini americani si svegliavano la mattina senza sapere se avrebbero respirato aria pulita o contaminata dalle radiazioni. È stato un periodo drammatico, spaventoso e di grande agitazione per gli americani, soprattutto per quelli che prestavano servizio in marina. Ma dopo due ore di attenta perquisizione della Marukla, nessun armamento viene trovato. Hanno scoperto che la Marukla trasportava solo pezzi meccanici per furgoni e altre mercanzie come il legno, quindi hanno dato il via libera alla nave. A poca distanza, il blocco navale affronta presto una sfida ben diversa. La task force della Marina statunitense, guidata dalla portaerei USS Randolph, ha localizzato un sottomarino non identificato vicino alle acque territoriali cubane. Per costringerlo a riemergere, sganciano bombe di profondità a basso potenziale. Vista l'altissima tensione, gli Stati Uniti inviano un messaggio radio sulle frequenze di Mosca per rassicurarli che si tratta di attacchi dimostrativi. Negli abissi del Mar dei Caraibi, l'equipaggio del sottomarino sovietico B-59 non riceverà mai quel messaggio. Senza alcun contatto diretto con Mosca, concludono di essere già sotto attacco. Era sabato 27 ottobre 1962, passato alla storia come il sabato nero, forse uno dei giorni più pericolosi del periodo più teso della guerra fredda. Sul B-59 non sapevano che erano bombe da esercitazione e pensavano che fossero vere. La missione del B-59 è proteggere le navi sovietiche dirette a Cuba. Tra i loro armamenti c'è anche un siluro nucleare. La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Non sapevano se era stata dichiarata la guerra. Non sapevano se un missile americano era già stato lanciato contro l'Unione Sovietica. Non sapevano se i missili già presenti a Cuba fossero in volo verso l'America.
Con le batterie quasi scariche e a corto di aria, il B-59 deve risalire presto in superficie. Il capitano non ha dubbi e grida: adesso li spazzeremo via. Ha già scelto il bersaglio per il siluro nucleare, la USS Randolph. Ma serve il consenso di 3 alti ufficiali per lanciare un attacco nucleare. E uno di loro ha seri dubbi. Vasily Arkhipov è rientrato in servizio dopo l'incidente nucleare del sottomarino K-19 da soli 15 mesi. Non sappiamo cosa gli passasse per la mente, ma era fermamente deciso a non lanciare nessuna arma nucleare. Forse Arkhipov pensava ancora a quell'incidente, al disastro nucleare sfiorato sull'altro sottomarino. Convinto che ci sia già una guerra in atto, il capitano insiste ed è determinato ad attaccare. Ma Vasily Arkhipov mantiene la sua posizione, si rifiuta di acconsentire al lancio del siluro. Il capitano non ha altra scelta che allontanarsi. Se avessero aperto il fuoco e distrutto una delle navi statunitensi, oggi avremmo la certezza che sarebbe iniziato un conflitto nucleare. Solo per questo dobbiamo ringraziare Arkhipov per aver salvato il mondo. Alla fine, il blocco navale di Kennedy funziona. Nikita Khrushchev e i sovietici non reagiscono. Le navi sovietiche che trasportavano armamenti militari, probabilmente missili, si sono fermate lungo la linea di quarantena e sono tornate indietro. Il piano aveva funzionato, ma naturalmente non potevamo rimuovere i missili che erano lì. E quello era il problema. La marina militare poteva arrivare fino a un certo punto, poteva evitare l'entrata di altri materiali, ma non poteva rimuovere quello che era già entrato. La tensione è rimasta alta finché, finalmente, i sovietici hanno proposto, in cambio della promessa che gli Stati Uniti non avrebbero invaso Cuba, di rimuovere i loro missili presenti sull'isola. Dietro le quinte, Kennedy acconsente anche al ritiro di missili statunitensi vicini al confine sovietico con la Turchia. La crisi è finita. La guerra fredda continuerà per quasi altri 3 decenni, ma gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica non si impegneranno mai in ostilità dirette. Intanto scoppiano altre guerre di prossimità in territori remoti, come il Vietnam. È una guerra che metterà in mostra la capacità della marina statunitense. Eravamo ragazzi, ma sapevamo che molti dei nostri fratelli sarebbero stati messi a dura prova sul campo e volevamo che quei soldati potessero svolgere il lavoro in sicurezza. Il 7 dicembre 1941 è uno dei giorni più tristi nella storia degli Stati Uniti. L'attacco di Pearl Harbor fa più di 2.500 vittime tra gli americani, mentre 19 navi vengono affondate o seriamente danneggiate. Oltre a sancire l'entrata degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, quel giorno segna il destino di un nuovo tipo di nave da combattimento. L'attacco giapponese a Pearl Harbor ha fatto capire a molti la grande importanza della portaerei in una guerra. Ha mostrato la vera potenza di una flotta capace di trasportare degli aerei a migliaia di chilometri oltre l'oceano per attaccare un obiettivo significativo. Dopo Pearl Harbor, gli Stati Uniti hanno sfruttato le portaerei come nessun'altra nazione al mondo, costruendone più di tutti gli altri paesi messi insieme. Servirà uno dei conflitti della Guerra Fredda negli anni 60 per dimostrarne ancora una volta tutto il loro valore strategico. Permetteranno infatti agli Stati Uniti di combattere una guerra quasi 13.000 chilometri da casa. Il timore della diffusione del comunismo trascina gli Stati Uniti in una lunga e tragica guerra in un paese che la gran parte degli americani neanche conosce, il Vietnam. Spesso si pensa che la guerra fredda non fosse altro che una contrapposizione tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Ma non è così. Era un conflitto globale che ha interessato tutte le nazioni del mondo che avevano scelto di schierarsi con il comunismo o con l'Occidente e la democrazia. E un ruolo importante lo ha giocato la Cina. Il Vietnam del Nord, sostenuto dai cinesi, vuole riunificare il paese in un unico stato comunista. Il sud, filo occidentale, resiste e gli Stati Uniti accorrono in suo aiuto. Le immagini più famose della guerra mostrano le truppe statunitensi combattere nella giungla.
il coinvolgimento della Marina americana viene spesso trascurato. La presenza navale in Vietnam è stata molto significativa e molti dei rifornimenti per le forze statunitensi sul campo arrivavano attraverso le linee di supporto navali. La gran parte dei bombardamenti sul nord era effettuata decollando dalle portaerei al largo delle coste. Mentre gli Stati Uniti sono sempre più coinvolti in Vietnam, la Marina si affida ad una veterana della Seconda Guerra Mondiale, la USS Intrepid. Una nave portaerei è come una pista d'atterraggio galleggiante, quindi l'elemento più significativo è ovviamente il suo lungo ponte di volo. Al di sotto del ponte di volo di una portaerei c'è il ponte hangar, dove vengono parcheggiati e avviene la manutenzione. L'alta struttura che spunta dal ponte di volo è chiamata isola, ed è qui che l'equipaggio governa la nave attraverso i mari e gli oceani. C'è anche un cosiddetto controllo di volo primario, che ha le stesse funzioni della torre di controllo di un aeroporto. La Intrepid, schierata al largo del Vietnam, ospita una nuova generazione di aerei e una nuova generazione di reclute. Molti di loro non erano nati quando la nave ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale. Gerald Feola è assegnato alla Intrepid nel 1967. Fa parte dell'equipaggio di uno dei cacciabombardieri imbarcati più importanti della guerra in Vietnam, lo Sky Rider. Un aereo davvero meraviglioso. Era lento, ma resistente, trasportava molte bombe e molti armamenti. La versione su cui ho volato aveva 4 posti. Il pilota sulla sinistra, sulla destra c'era il navigatore e altri 2 membri sul retro. Io ero quasi sempre sul lato di destra, qui dietro. Lo Sky Rider scorta i bombardieri verso gli obiettivi del nord del Vietnam. Il compito di Gerald, come membro dell'equipaggio, è disturbare il radar nemico per evitare che diventino loro stessi dei bersagli. Ogni giornata inizia con una riunione nella sala radio. Eravamo ragazzi, ma quando entravamo nella sala radio capivamo che si faceva sul serio. Sapevamo che molti dei nostri fratelli sarebbero stati messi a dura prova sul campo e volevamo che quei soldati potessero svolgere il lavoro in sicurezza. Come tutte le portaerei, l'Intrepid è in grado di far decollare gli aerei da una pista molto corta. Per me è la giostra più divertente del mondo. È come una fionda che ti lancia in aria e passi da zero a 210 km orari in un secondo e mezzo. È una vera esplosione. Vieni letteralmente catapultato in aria ed è una sensazione bellissima. È come ricevere un grosso calcio nel sedere. I piloti che decollavano dall'Intrepid durante la guerra in Vietnam correvano un serio pericolo. Il Vietnam del Nord era molto ben difeso dalla contraerea, perciò volavano in condizioni di estremo rischio. E sono tanti i piloti dell'Intrepid che sono caduti in guerra. Durante una missione, mentre l'aereo di Gerald si avvicina alla costa, lui e il suo equipaggio vedono un missile terra-aria puntare verso di loro. Non dimenticherò mai quello che ho visto. Era così veloce e violento. L'abilità del pilota salva la vita di Gerald, ma il terribile episodio lascia il segno. È stata una rivelazione. Quel giorno ho capito che non era uno scherzo, stavano cercando di ucciderci. Le missioni sul Vietnam sono rischiose, ma anche il rientro alla base. Per far atterrare un aereo di 8 tonnellate su un ponte di volo di 213 metri servono nervi d'acciaio. Abbiamo virato per poterci allineare per l'atterraggio ed è allora che senti l'odore del gasolio del motore della nave. La portaerei va al massimo della potenza per poter andare il più veloce possibile, in modo che la velocità relativa dell'aereo renda l'atterraggio più sicuro. Quando sei a 5 km ti sembra piccola e anche quando ti avvicini rimane molto piccola. Poi inizi a stringere il bracciolo e pensi, il ponte non è poi così grande. Un aeroplano atterra su una portaerei grazie a dei cavi di arresto che sono disposti lungo tutta la parte posteriore del ponte di volo. Gli aerei imbarcati hanno il cosiddetto gancio d'arresto sul retro, quindi mentre il pilota scende per atterrare, il gancio d'arresto si abbassa per fissarsi ad uno dei cavi di arresto, che rallenta la velocità finché non si ferma. Atterrando da quella direzione, verso questa direzione, quella striscia bianca che vediamo sotto questo aereo segnala la linea centrale dell'area di atterraggio. Il pilota tiene d'occhio quella linea per tenere l'aereo allineato. Quando l'aereo si avvicina, se manca uno dei cavi di arresto, ovvero
se non si aggancia ai cavi, se rimanca, deve arrivare in fondo e decollare di nuovo. La cosa incredibile è che questa linea non ti appare dritta quando il pilota atterra, e non solo non la vedi dritta, ma sembra muoversi così, una cosa che può fare paura. Oggi l'Intrepid è ormeggiata in vista dei grattacieli di Manhattan. Un tributo per coloro che vi hanno prestato servizio. Volete sapere quanto ne sono fiero? Ora che sono qui, penso che non avrei mai immaginato di rivedere questa bellissima nave sullo sfondo di Manhattan, che è tutta intorno a noi. Ogni volta che salgo a bordo riesco quasi a sentirne tutta la storia. È un privilegio aver servito su una nave tanto gloriosa. Amo questa portaerei e tutto ciò che rappresenta. Nell'aprile del 1975, la situazione in Vietnam è molto cambiata. Sono passati 8 anni dalla prima missione di Gerald Feola. Le truppe americane si sono ormai ritirate. I nord vietnamiti sono pronti a prendere il controllo della capitale del sud, Saigon. Le portaerei statunitensi vengono impiegate nell'operazione Frequent Wind, un'evacuazione dell'ultimo minuto di civili americani e sud vietnamiti. C'erano molti sud vietnamiti, ufficiali del governo, soldati, ufficiali militari, agenti dell'intelligence, che non si aspettavano certo di essere trattati con riguardo dai nord vietnamiti. Gli elicotteri statunitensi fanno centinaia di voli dalle 5 portaerei dislocate al largo della costa. Una è stata varata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è la USS Midway. Il 29 aprile, l'equipaggio della Midway avvista un piccolo aereo civile in avvicinamento. Dopo che ha girato in tondo, notano che viene gettato un piccolo pacco sul ponte di volo della portaerei. È una pistola, avvolta in un messaggio. C'è scritto: «Potete spostare gli elicotteri sull'altro lato così posso atterrare sulla vostra pista? Mi resta solo 1 ora di autonomia. Vi prego, salvatemi. Maggiore Buang, con moglie e 5 figli». Il maggiore Buang Li è un ufficiale dell'aviazione sud-vietnamita. Sta scappando con la sua famiglia. Potete immaginare la sua disperazione se si era diretto in mare aperto senza sapere che cosa sarebbe successo. Per far atterrare il maggiore Buang Li, gli elicotteri sul ponte sovraffollato devono essere spostati in qualche modo. Il comandante della Midway non esita. Ordina che diversi dei suoi elicotteri vengano spinti subito fuori dal ponte di volo, in mare. 10 milioni di dollari è il valore degli elicotteri spinti giù dal ponte per salvare la vita di un uomo e della sua famiglia. Tuttavia, nonostante il ponte di volo sia ora libero, il maggiore Buang ha un altro problema. Il suo aereo leggero non è adatto ad atterrare su una portaerei. Non ha gancio per potersi bloccare sui cavi d'arresto. Inoltre, ha un forte vento contrario. Gli americani a bordo trattengono il fiato. Il maggiore esegue un atterraggio perfetto. Gli uomini della Midway sono così colpiti dal coraggio del maggiore Buang che iniziano una raccolta fondi per aiutare lui e la sua famiglia a rifarsi una vita negli Stati Uniti. Dopo la lunga stagione della guerra in Vietnam, gli anni Ottanta vedranno di nuovo i sovietici e gli occidentali impegnati in un braccio di ferro. Più che della corsa agli armamenti, il decennio finale della Guerra Fredda è caratterizzato da segretezza e spionaggio. Uno dei sottomarini britannici rimane ufficialmente top secret ancora oggi. Se il nemico li avesse colti sul fatto, le conseguenze sarebbero state impensabili. 40 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, le superpotenze dell'Est e dell'Ovest sono ancora impegnate nella Guerra Fredda. Il conflitto aperto tra Stati Uniti e Unione Sovietica è stato in parte evitato per via dell'imponente minaccia navale su entrambi i fronti. Per decenni il mondo è stato sull'orlo della distruzione. La più grande minaccia all'epoca era ovviamente il lancio di un missile balistico da parte di un sottomarino contro un obiettivo specifico. Quindi i sottomarini che erano in grado di lanciare armi nucleari rappresentavano il fronte più avanzato della Guerra Fredda. Lo scopo su entrambi i fronti in questa non guerra è scoprire cosa ha in mente il nemico. La capacità di localizzare un sottomarino armato di missili diventa vitale. Per decenni
Il sistema più usato resta quello che sfrutta la propagazione del suono sott'acqua, il sonar. Chiunque abbia visto certi film conosce bene quel suono, quel beep che viene emesso dal dispositivo e che rimbalza e torna indietro quando trova quello che stai cercando. Negli anni 60 la Marina britannica e quella statunitense iniziano ad usare strumenti di ascolto più sofisticati, come il sonar trainato. I sottomarini e le navi sfruttano un cavo di 3 km collegato a una serie di strumenti di ascolto chiamati idrofoni. Questo sistema fornisce una segnalazione molto più precisa della posizione del nemico. I sovietici avevano sottomarini molto avanzati e anche noi li avevamo, ma la nostra capacità di localizzare i sottomarini era migliore. Ma alla fine degli anni 70 la situazione si capovolge. I comandanti dei sottomarini della NATO iniziano a ricevere segnali da quelli sovietici che arrivano nelle loro immediate vicinanze. È chiaro che ora sanno localizzarli. La domanda era: come hanno fatto i sovietici ad avere improvvisamente la capacità di localizzarci in modi che pensavamo di conoscere solo noi? L'intelligence britannica scopre con grande sconcerto che i sovietici stanno usando un loro dispositivo sonar trainato. Forse lo avevano sviluppato da soli. Oppure c'era una spia nei servizi segreti inglesi che aveva dato loro quella tecnologia. In risposta, gli Stati Uniti propongono un piano temerario: rubare ai sovietici il loro sistema sonar. È l'inizio di una delle pagine di spionaggio industriale più avvincenti della Guerra Fredda. Nel luglio del 1982, il sottomarino HMS Conqueror della Marina Militare Britannica fa ritorno alla base di Fast Lane, Scozia. Espone il Jolly Roger, il simbolo della vittoria in battaglia contro il nemico. Due mesi prima, all'inizio della guerra delle Falkland, il Conqueror ha affondato l'incrociatore argentino General Belgrano, finendo sulle prime pagine di tutto il mondo. Ma mentre l'equipaggio fa ritorno a casa, non immagina che sta per essere inviato in una missione molto diversa, che ancora oggi è classificata come top secret. Gli occidentali progettano infatti di soffiare il nuovo sistema sonar da sotto il naso dei sovietici. E lo faranno collegando un cavo di 6 metri alla prua di un sottomarino, che si dovrà avvicinare furtivamente alla nave sovietica, tagliando il cavo del sistema sonar e portandolo a casa per analizzarlo. Proviamo a immaginarlo. C'è questa nave in superficie che si trascina dietro un cavo lungo 3 chilometri, che è come un unico dispositivo di ascolto. Loro dovevano arrivarle sotto senza essere rilevati e poi iniziare a risalire. È ovvio che quando hanno sentito quest'idea per la prima volta sono inorriditi. Come era possibile riuscirci? Il piano ideato dai britannici e dagli americani viene rinominato Operazione Barmaid. Sarà costellata di pericoli e le conseguenze porteranno inevitabilmente ad una drammatica escalation nella Guerra Fredda. Nell'estate del 1982 l'operazione Barmaid diventa realtà. Mentre il Conqueror è di rientro dalle Falkland, l'intelligence occidentale localizza due navi spia polacche, camuffate da pescherecci nel mare di Barents. Stanno usando un sistema sonar trainato. È l'occasione perfetta. Il Conqueror è già equipaggiato con i supporti necessari a cui fissare le speciali pinze. È quindi il più ovvio candidato per la missione. Salpa la mattina del 12 agosto e ben presto scoprono che i rapporti dell'intelligence sono corretti. Le due navi spia sono vicine al confine tra le acque territoriali norvegesi e sovietiche. Quel che succede adesso non verrà mai ufficialmente confermato. Il motivo per cui non si è mai saputo nulla è perché ha avuto luogo all'interno delle acque territoriali sovietiche, quindi tecnicamente era un atto di guerra. È un tratto di mare tra i più sorvegliati e pattugliati del mondo, perché si trova vicino a Murmansk, dove c'è la base della flotta sovietica. Se il nemico li avesse colti sul fatto, le conseguenze sarebbero state impensabili. Una volta spenti tutti i macchinari non necessari, il Conqueror si avvicina silenziosamente e lentamente a una delle navi spia che viaggia a soli 6 nodi di velocità.
L'equipaggio, comandato dal capitano Chris Redford Brown, sfrutta tutte le abilità già impiegate per arrivare sotto l'incrociatore argentino. Le grosse pinze del Conqueror vengono manovrate dall'interno da due addetti che usano telecamere montate sullo scafo. Con il sottomarino finalmente in posizione, si impossessano del sonar trainato. Ora la nave spia e il sottomarino sono collegati e il Conqueror deve calibrare la velocità per non essere scoperto. Immaginiamoli mentre guardavano questi piccoli monitor e vedevano questo gancio che cercava di afferrare il cavo. In acque praticamente buie, con le eliche che giravano, era davvero una cosa incredibilmente difficile. Ma c'è un'altra difficoltà. Le pinze devono tagliare il cavo poco a poco, come se si fosse strappato su una roccia. Un taglio netto farebbe capire ai sovietici la dinamica esatta dell'evento. Finalmente, il dispositivo sonar viene tagliato ed il Conqueror ha raggiunto l'obiettivo, ma il suo peso inizia a trascinarlo verso il basso. All'improvviso si sono ritrovati ad avere un peso aggiuntivo e a quel punto il sottomarino si è inabissato, ma non potevano accendere i motori perché li avrebbero sentiti. Molto lentamente il Conqueror riprende il controllo, scivola in acque più profonde e riesce a portare a casa il sonar sovietico. Alcune persone presenti nel sottomarino hanno detto che il legame tra i membri dell'equipaggio si era cementato durante la guerra delle Falkland. È per questo che hanno agito proprio all'unisono, quasi senza che ci fosse bisogno di dare ordini, perché ormai si conoscevano molto bene. È stato questo uno dei fattori che ha permesso la riuscita di questa operazione, sebbene moltissimi alla vigilia la considerassero impossibile. Il primo ministro Margaret Thatcher esulta per la missione portata a termine dal sottomarino britannico. So che il nome dell'HMS Conqueror ha risuonato al Pentagono per i decenni successivi e ancora oggi la gente ricorda quel sottomarino che ha portato a termine questa operazione straordinaria. Ma cosa viene scoperto dal sonar sovietico? Le indagini rivelano che si tratta quasi dello stesso sistema usato da britannici e americani. Nel 1985, una spia americana di nome John Walker è stata arrestata perché aveva fornito informazioni sensibili ai sovietici sin dal 1967. È probabile che il sonar recuperato dal Conqueror sia stato costruito usando progetti rubati da Walker, anch'egli ex sommergibilista. Il fatto che la spia responsabile sia americana è almeno una consolazione per i britannici. Otto anni dopo, l'inizio degli anni 90 vede il crollo dell'Unione Sovietica. La Guerra Fredda giunge finalmente al termine. Il mondo fa un passo indietro dalla minaccia della catastrofe nucleare. Decine di navi e sottomarini vengono smantellati. Pochi esemplari rimangono come tributo a coloro che hanno servito durante quegli anni di tensione, a ricordo di un'era in cui il mondo è arrivato vicino all'apocalisse.